giocate con doppio centravanti, noi nemmeno con uno abbiamo giocato con centravanti. Aspetta che col mister comincio io stasera. Prego. Perché lo conosco dai tempi di Potenza 0-0. Se ricorda quando adesso non abbiamo cominciato, quando siamo io rimasti un anno che sono venuto. Siamo rimasti adesso siamo in diretta. Allora, no. Allora cominciamo. Volevo fare un aneddoto, è meglio dire. Allora, mister Capuano, quindi gara per fruttuosa per l'Avellino che inanella una vittoria qui a Terni dopo il pareggio con il Bari. Che tipo di gara ha visto lei? Innanzitutto, se ritiene giusto il risultato, che tipo di terna ha visto e chiaramente che tipo di squadra invece lei ha messo in campo e se è contento oltre il risultato anche della prestazione? Ma abbiamo giocato contro una grande squadra allenata da un ottimo allenatore, l'avevamo preparata, avevamo poco tempo per prepararla. Voi avete visto che col Bari abbiamo perso tutti e tre i centrali, non c'era né Seliak né Morero, è andato con un'infiltrazione Giuliano Laezza. Abbiamo tenuto le linee corte, abbiamo fatto gol su uno schema che abbiamo provato perché avevamo visto a video che loro difendevano schiacciati, no? Nell'aria con tre linee, e quindi io ho detto lì dobbiamo muovere la palla sul primo vertice perché non c'è attacco di traiettoria, la portiamo sul secondo, l'abbiamo provato, riprovato, e c'è una grande soddisfazione di aver trovato il gol così. È normale che loro poi ci hanno costretto ad arretrarci, non è che l'abbiamo voluto, sicuramente siamo stati bravi nella fase raddoppiante, nella rottura, nelle rotture della linea, anche quando loro hanno variato con Partitivio, quando hanno messo Torromino. Abbiamo fatto una partita di grande sofferenza. Ho visto un'ottima squadra, la mia, una squadra che sa soffrire, soprattutto consentire, una squadra che sa stare in campo. Abbiamo difeso benissimo sui piazzati, non era facile difendere con questa palla tagliata di Mammarella, no? E quindi abbiamo difeso bene col doppio vertice, con le traiettorie. Io ho visto una partita importante della mia squadra. È normale che in alcuni frangenti abbiamo sofferto, ma giocavamo contro una squadra faraonica per la categoria, quindi sono contento, però per salvarci c'è ancora tantissimo da pedalare. Ecco, siete stati bravi, no, a sfruttare l'unica vera palla gol che avete avuto, no? Quella lì col colpo di testa di Carpenter. Sì, sì, sì. E poi ovviamente bravi anche, no, a comunque a contenere, no, la verve offensiva della Ternana. È giusta, però se vi vengo a attaccare sul primo campo e vi lascio gli spazi mi ammazzate, no? Mi sembra che avevo 600 panchine in categoria. Oggi quindi no, festeggiava. No, quindi non sono un pivello, no? Tatticamente, voglio dire, è normale, non vi potevo mai attaccare sul primo campo. Vi dovevo concedere 30-40 metri per avere le linee vicine. Avevo un giocatore esterno che era solo ed esclusivamente di fase offensiva, Mikoski, quindi di più non potevamo fare. Penso che tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta. Grazie, grazie mister. Arrivederci. Arrivederci mister. Portano subito questi qui.